Assessore, oggi presentiamo una bella opportunità per il mondo del lavoro e per il mondo della scuola. Sì, questa proposta che viene dal Ministero dell'Istruzione, diciamo di individuare un nuovo percorso scolastico inedito rispetto agli attuali, che prevede 4 anni di scuola superiore, unita poi alla possibilità, quindi non più il quinquennio classico, ma ridurlo di un anno, per poi poter inserire i 2 anni successivi invece un innesto tramite gli ITS, gli istituti tecnici superiori. Oggi sono 2 percorsi completamente diversi, c'è un percorso scolastico e oppure in alternativa o successivo c'è un percorso di istruzione, diciamo così, tecnica, pratica. Quello che oggi manca fortemente nella nostra società è l'incontro tra le esigenze che le imprese hanno di personale manodopera specialistica e specializzata ed l'esigenza di chi trova lavoro che spesso non ha appunto quelle competenze per poter essere inserito nel mondo del lavoro. Questo spesso viene compensato proprio dal lavoro che fanno gli istituti tecnici e i nostri ITS, ma a volte non si sposano con, diciamo, le scelte scolastiche che i ragazzi e le ragazze intraprendono. Ecco, in questo caso, unendo queste 2 situazioni, si possono compensare anche queste lacune iniziali, anche scelte magari non perfettamente ponderate da parte di chi si iscrive alle scuole superiori. In questo caso si intraprende un percorso sì scolastico che ti dà comunque un diploma, che ti dà anche la possibilità di accedere successivamente alla università, che viene coadiuvato da 2 anni ulteriori di ITS che ti specializza su un percorso proprio più prettamente lavorativo, prevedendo anche l'inserimento proprio nelle imprese. Parte dal prossimo settembre questa sperimentazione tanto voluta dal ministro Valditara. Nelle Marche partiamo con 2 scuole, una delle quali statale, la Olpiani di Porto Sant'Elpidio, e l'altra paritaria che è la Lovis a San Benedetto. È un percorso che potrebbe sanare tante delle difficoltà che lamentiamo nella scuola, una scuola che difficilmente si riesce a mettere in collegamento con il mondo del lavoro, dove si chiedono sempre di più delle professionalità, delle figure altamente professionali che un istituto tecnico professionale più la filiera prosegue nell'ITS Academy e potrebbe veramente creare, generare e quindi dare forza lavoro a questo che è il mercato italiano.